Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla cronaca. Due giovani sudamericani, un peruviano di 25 anni e un boliviano di 27, specializzati in furti ai danni di donne anziane sole al volante, sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di polizia di Fano dopo che avevano rubato la borsa ad un'anziana vicino all'ospedale cittadino. La signora aspettava in auto un conoscente ed è stata avvicinata da uno dei due ragazzi che, con la scusa di chiedere informazioni stradali, l'ha fatta scendere dalla vettura mentre l'altro le sottraeva la borsetta lasciata sul sedile. I due sudamericani hanno fatto almeno altri tre furti analoghi a Bologna, Pistoia e Roma. Agivano sempre nelle vicinanze di supermercati, uffici postali, chiese e ospedali. Sarà Ignazio Pucci il candidato alla carica di segretario comunale del Partito Democratico di Fano. La sua candidatura è stata presentata questa mattina nella nuova sede del partito a Fano. Siamo in fase di avvio per questo terzo congresso cittadino del Partito Democratico di Fano. E gli otto circoli dell'Unione Comunale si uniranno nelle prossime due settimane per eleggere il nuovo segretario provinciale. Dopo una bella discussione, lunga, sicuramente faticosa, ma comunque bella e positiva, siamo arrivati alla conclusione di una candidatura unitaria per il nuovo segretario comunale, che sarà quella di Ignazio Pucci, e quindi a partire dai prossimi giorni nei vari circoli dibatteremo la mozione congressuale, che dovrà essere un'apertura alla città nei temi più importanti. Vogliamo discutere sicuramente dei temi centrali che determineranno la vita della città nei prossimi decenni, che sono l'urbanistica, il PRG, la viabilità, la scuola e soprattutto la sanità. Non temiamo assolutamente il confronto con le altre forze politiche, siamo sicuri che la scelta che stiamo portando avanti, che abbiamo intrapreso, è quella giusta per migliorare i servizi nella nostra città, la qualità della vita, e quindi vogliamo che Fano torni protagonista non soltanto nella provincia di Pesaro, ma anche nella regione Mare. Quello di oggi è stato un pranzo speciale per i commensali della mensa dell'opera Padre Pio di San Paterniano di Fano. A cucinare e a servire in sala, infatti, sono stati gli studenti dell'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. I ragazzi dell'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro hanno accolto con grande piacere la possibilità di collaborare a questa giornata in cui prepareranno e serviranno un pranzo agli ospiti della mensa San Paterniano dell'opera Padre Pio. La scuola alberghiera di Pesaro è sempre molto sensibile e vicina a quelle che sono le iniziative che riguardano la solidarietà, e quindi anche oggi con grande piacere siamo qui presenti. Il valore di questa iniziativa sta nel fatto che i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Santa Marta, insieme ai loro docenti, doneranno il loro lavoro, la loro manualità e la loro creatività alla mensa di San Paterniano, e quindi nei confronti di persone che hanno più fragilità. È stata depositata oggi in comune a Fano la mozione con la quale i partiti e le liste impegnate nella raccolta di firme anche per un referendum sul nuovo ospedale chiedono al sindaco di Fano Seri di rivedere la politica sanitaria finora portata avanti. La legge nazionale permette al sito di Fano, come quello di Pesaro, di avere due ospedali ben organizzati anche di secondo livello. A questo punto cadono tutte le bugie da parte di Seri sul fatto che se non facessimo il nuovo ospedale unico Fano non avrebbe solamente servizi di base. Non è vero assolutamente, tutto questo è solamente una scelta politica. Noi chiediamo che il nostro sindaco difenda la nostra città, faccia sì che a livello regionale le esigenze dei cittadini fanesi e di tutta la vallata, sia del Metauro che del Foglia da parte poi di Pesaro, siano tutelate. Questo è possibile con due presidi ospedalieri ben organizzati, molto più economica è oltretutto questa azione, quindi assolutamente un no all'ospedale unico, una riqualificazione dell'esistente. Tutto questo la legge nazionale ce lo permette. Invitiamo anche il sindaco a firmare la mozione che abbiamo proprio depositato oggi in consiglio comunale per far sì appunto che tutto questo venga realizzato e si riveda completamente la politica regionale sanitaria. Domenica al Teatro di Cagli il pomeriggio sarà dedicato ad un concerto molto speciale. Alle 17 saliranno sul palco un'orchestra e un coro composto interamente da bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni. L'orchestra Libera Musica è composta da circa 20 bambini di Pesaro, Fano e altre località della provincia. Il coro Libere Voci conta invece 35 giovanissimi cantanti, includendo anche bambini con disabilità. Il biglietto, posto unico, è di 5 euro. Domani il Fano, l'Alma Juventus Fano,
di Mister Alessandrini sarà impegnata a Campobasso. Come sempre seguiremo l'incontro e lo ritrasmetteremo integralmente lunedì sera dopo il telegiornale. Occhio alla Notizia invece finisce qui, grazie per averci seguito e a voi tutti, buona domenica.